passeremo alla prossima relazione, che è un'analisi degli infortuni mortali dovuti al ribaltamento dei trattori agricoli dal 2008 ad oggi, e sarà tenuta da remoto dalla dottoressa Valeria Tadini dell'Università di Udine. Quindi chiedo alla dottoressa se è in linea. Buongiorno. Università di Milano. Scusi, non ho capito? Sono dell'Università di Milano. Di Milano? Ho detto qualcos'altro. Sì, non fa niente, non problema. Allora, provo a condividere il mio schermo, vediamo se... Allora, il settore agricolo è storicamente uno dei più pericolosi e contende il primato degli incidenti mortali con il settore edile. La causa principale di questi, di questi decessi è il ribaltamento del trattore, e questo rappresenta circa i due terzi degli infortuni mortali nel comparto agricolo. Dal 2008 presso il DISA, che è il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università di Milano, è stato creato un osservatorio proprio per monitorare gli incidenti mortali causati dal ribaltamento dei trattori, che analizza le notizie e le informazioni provenienti dai portali web proprio per creare una rappresentazione veritiera e dettagliata della situazione. Dal 2008 al 2023 sono stati registrati 1.878 incidenti mortali dovuti al ribaltamento del trattore, e questo significa che in media abbiamo avuto dai 110 ai 140 ribaltamenti di trattori eventi fatali all'anno. E nel 2011 abbiamo registrato un picco di 145 casi, mentre il numero più basso si è avuto nel 2020 con 83 incidenti. Quando parliamo delle principali cause legate agli incidenti mortali con i trattori, dobbiamo considerare diversi aspetti. Allora, in primo luogo c'è un problema legato al nostro parco trattori nazionale, che purtroppo è tra i più obsoleti in Europa, e questo significa che molti mezzi che usiamo non sono equipaggiati con le tecnologie moderne di sicurezza. Poi dobbiamo considerare la struttura dei trattori, nel senso che molti hanno un baricentro elevato e sviluppano coppie molto alte, e questo rende il veicolo può rendere il veicolo più instabile. Un altro fattore importante è l'assenza, o peggio ancora il mancato utilizzo, di dispositivi di sicurezza come i ROPS o le cinture di sicurezza. Inoltre le caratteristiche del terreno giocano un ruolo che è cruciale. I terreni con le pendenze eccessive, superfici irregolari, buche, dislivelli possono rendere le operazioni molto pericolose. E poi dobbiamo anche considerare le caratteristiche operative, ad esempio quando si accoppiano dei carichi pesanti sia davanti che dietro al trattore e può sbilanciare il mezzo. E infine, se a tutte queste cose aggiungiamo anche le manovre errate o pericolose, come delle frenate improvviso, delle curve molto strette, insieme a una certa negligenza o alla mancanza di formazione, di istruzione, capiamo che il rischio di incidenti cresce in maniera del tutto esponenziale. Adesso presenteremo però i risultati dell'analisi sugli incidenti mortali che si sono verificati nel settore agricolo. Ok, tra i dati più importanti rilevati da questa statistica c'è l'età dei soggetti coinvolti, che denota un elevatissima incidenza di incidenti mortali ai danni delle persone in età pensionabile. Infatti, dal grafico possiamo ben vedere come il decorso degli incidenti aumenta in maniera esponenziale all'avanzare dell'età, fino a raggiungere un picco massimo per la fascia 71-80 anni. E le cause che spiegano questo elevato numero di vittime sono legate alla perdita di prontezza di riflessi, alla confidenza riposta nell'esperienza di tanti anni a lavorare nelle stesse condizioni e spesso anche alla vetustà del mezzo. Parliamo ora dei luoghi dove si verificano gli incidenti mortali nel settore agricolo. L'Italia ha una superficie complessiva di circa 300.000 km quadrati e, proprio per la sua conformazione orografica, è caratterizzata da un territorio che è prevalentemente collinare. Quando analizziamo i dati a livello nazionale, emerge che alcune regioni hanno un'alta incidenza di ribaltamenti mortali agricoli, e tra queste spiccano il Piemonte, l'Abruzzo, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Campania e la Toscana.
Molte di queste regioni hanno un territorio che è collinare e montuoso, ma la pendenza non è l'unico fattore che contribuisce a questi incidenti. Infatti, dobbiamo incrociare questi dati sia con la superficie agricola disponibile, sia con il numero di aziende agricole in ogni regione. Tuttavia, è importante considerare e sottolineare il fatto che gli infortuni mortali da ribaltamento purtroppo si verificano su tutto il territorio nazionale. Ok, quando invece analizziamo la distribuzione degli incidenti mortali nel corso dell'anno, emerge chiaramente che i mesi più critici sono quelli primaverili ed estivi, con giugno che si distingue con il mese con il numero più elevato di incidenti nei 16 anni analizzati. Dal grafico sottostante, invece, emerge che durante la settimana non ci sono forti variazioni nel numero degli incidenti mortali. Infatti, nonostante il martedì spicca e si conferma come il giorno più pericoloso, diciamo, il sabato lo segue da vicino e anche la domenica registra un numero di dati allineati a quelli del resto della settimana. Questa situazione mette in luce due aspetti fondamentali. Da un lato, che per gli agricoltori il weekend raramente è un momento di riposo. Infatti, spesso devono completare delle attività che sono delle attività urgenti devono completarle per via delle incertezze climatiche. E dall'altro lato si osserva che molti lavoratori, pur operando principalmente in altri settori, si dedicano poi all'agricoltura nel fine settimana, magari per hobby o per passione. Adesso facciamo un piccolo focus sull'andamento degli infortuni durante il Covid, quindi nel 2020. Nel 2020 abbiamo assistito, come già accennato, a una significativa riduzione degli incidenti mortali da ribaltamento dei trattori, con solo 83 decessi. Questo calo è probabilmente dovuto al fatto che molte attività lavorative si sono fermate proprio a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. Tuttavia, negli anni successivi, 2022-2023, il numero è risalito immediatamente, con rispettivamente 121, 123 e 120 casi. Un dato interessante da notare riguardo proprio al 2020 è la diminuzione delle vittime anziane, che potrebbe essere stata influenzata dalle complicazioni di salute legate al Covid-19. Mentre il numero di giovani agricoltori coinvolto è rimasto stabile, si è osservato un calo degli incidenti mortali tra gli agricoltori più anziani. Ovviamente, anche in questo caso, la tendenza si è invertita immediatamente negli anni successivi, portando ad un aumento ancora delle vittime più anziane. E quest'anno, invece, 2024, allora la tabella che mette a confronto il numero degli incidenti mortali da ribaltamento tra il 2008 e il 2023 e i dati del 2024, ovviamente aggiornati a settembre. Possiamo vedere una riduzione significativa. La media annuale, che era di 116 incidenti, è scesa a 81 nel 2024. Nonostante questo calo complessivo, i mesi primaverili ed estivi sono comunque molto critici e la diminuzione degli incidenti in alcuni mesi potrebbe indicare che ci sono stati dei miglioramenti nelle pratiche di sicurezza o maggiore adozione dei dispositivi di protezione. Tuttavia, è fondamentale continuare a monitorare i dati per individuare le aree di rischio e migliorare le misure preventive dove possibile. Proprio a questo riguardo, negli ultimi anni, per limitare le conseguenze che abbiamo visto spesso sono letali sui conducenti dei trattori, sono state emesse delle linee guida per l'adeguamento dei ROPS e che abbinate all'uso e alla presenza innanzitutto e all'uso delle cinture di sicurezza di tipo addominale garantiscono il mantenimento di un determinato volume di sicurezza intorno al posto di guida in cui l'operatore permane in caso di ribaltamento, scongiurando così il rischio di gravi lesioni. In Italia l'installazione dei ROPS è obbligatoria sui nuovi trattori dal 1974. Le strutture ROPS possono presentarsi in forme diverse, ci sono le cabine, che sono le più comuni sui modelli di potenza medio-alta, ma ci sono anche i telai a quattro montanti, ci sono i telai a due montanti fissi o abbattibili che possono essere installati anteriormente o posteriormente al posto di guida.
È importante notare che questi sistemi devono tutti superare rigide procedure di omologazione in conformità con le normative dell'UE, dell'OECD o altre entità, e anche gli attacchi delle cinture di sicurezza sono soggetti a specifiche omologazioni. Per gli incidenti in cui è stato riportato questo dettaglio, vediamo che nel 54% dei casi i trattori non avevano ROPS e il 19% dei trattori coinvolti in un incidente mortale era munito di un rollbar ribaltabile montato anteriormente, che però al momento dell'evento fatale era in posizione orizzontale e quindi non assicurava alcun tipo di protezione. Quindi è allarmante notare che il 73% degli infortuni mortali può essere attribuito alla mancanza di questi dispositivi di sicurezza che, secondo la legge, dovrebbero essere installati su tutti i trattori da tantissimi anni, tantissimo tempo. Per migliorare la sicurezza nel settore agricolo è fondamentale mettere in atto diverse misure di prevenzione. Allora, un passo importante verso la sicurezza agricola in Italia è stato fatto con l'introduzione della patente per i trattori, che è stata avviata nel 2013 con la riforma del codice della strada. Ora, tutti gli operatori di trattori che utilizzano le strade pubbliche devono aver seguito un corso di formazione e aver ottenuto un attestato. E questo è importante perché assicura, che coloro che manovrano i mezzi agricoli siano ben formati e consapevoli dei rischi e delle norme di sicurezza che necessarie per operare in maniera sicura. In Italia, poi, il parco macchine agricole è molto vasto, contiamo quasi 2 milioni di unità, ma gran parte di esso è obsoleto, come vi ho già accennato, con un'età media di circa 26 anni. Quindi è essenziale introdurre l'obbligo di revisione per i trattori e questo permetterebbe di ritirare dalla circolazione molti mezzi vecchi e pericolosi che non risultano conformi agli attuali standard di sicurezza. E un ultimo aspetto importante è il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel senso che con il tempo molti agricoltori anziani stanno lasciando il campo ai giovani che sono cresciuti in un contesto normativo più attento alla sicurezza e tendono ad essere più consapevoli dei rischi e delle best practices del nostro settore. Quindi l'implementazione di misure come la revisione dei mezzi, formazione obbligatoria, migliora la sicurezza e favorisce anche un ricambio generazionale, portando così a una sostituzione dei trattori e dei trattoristi più vecchi con delle versioni più moderne e più sicure. Grazie. Grazie dottoressa Rodini.